Continuiamo col quarto capitolo. Descrizione delle onde e regole. Le onde nel dettaglio. Qua viene descritta ogni onda, il suo comportamento nel dettaglio. L'onda numero 1, come si comporta, l'onda numero 2, l'onda numero 3 e l'onda numero 4. Poi abbiamo l'onda numero 5. L'onda A. L'onda B. Una curiosità sulle opzioni binarie è l'onda C. Poi l'estensione, che cos'è l'estensione delle onde, oppure le tre regole fondamentali che devono avere le onde, la regola dell'alternanza, e poi ci sono i pattern correttivi quali gli zigzag, i flats, i triangle correction, i double trip trees. Allora il zigzag è spiegato nel suo particolare, i flats pure. Poi i triangle correction, che sarebbero i triangoli, il triangolo ascendente, il triangolo discendente, il triangolo simmetrico e il triangolo simmetrico invertito. Vi faccio vedere come si trovano sempre sui grafici della piattaforma FreakSoCharts e come si possono tracciare questi triangoli. Poi ci sono i double trees e triple trees. Insomma, è spiegato tutto nel dettaglio. Questo fa sempre parte, il capitolo 3 e 4 è sempre parte della teoria di Eliot, che io ho cercato di semplificarvi perché è una teoria abbastanza pesante e ha abbastanza concetti. Infatti, la teoria di Eliot si basa sia sulla teoria di Dow e sia sulla serie numerica di Fibonacci. Allora, qua abbiamo un piccolo riassuntino e qua c'è il capitolo 5. Vi faccio un altro video per il capitolo 5.